Disclaimerone. I contenuti di questo video sono esposti a scopo puramente informativo e didattico. Ciao e benvenuti in questo nuovo video del corso italiano su Flipper Zero. Oggi parliamo di infrarossi, una tecnologia non nuovissima ma ancora oggi presente praticamente ovunque. Prima di parlare di come è possibile manipolare e controllare gli infrarossi con il nostro Flipper Zero, ritengo però opportuno dare un po' di contesto su cosa siano gli infrarossi e come funzionano. Cosa sono gli infrarossi? Dobbiamo parlare forse ancora prima di che cos'è lo spettro elettromagnetico, ovvero l'insieme di tutte le possibili frequenze della radiazione elettromagnetica. All'interno di questo spettro ricade ovviamente quello che è lo spettro visibile, la luce e tutti quei colori che l'occhio umano è in grado di percepire. La lunghezza d'onda della luce visibile va indicativamente dai 390-400 nanometri ai 700-770 nanometri. L'occhio umano comunque presenta sensibilità massima alla lunghezza d'onda di 556 nanometri, corrispondente al giallo citrino. Se fate attenzione noterete che a un lato dello spettro visibile c'è il rosso, mentre nell'altro lato c'è il viola. Ecco, le frequenze successive al viola si chiamano ultravioletti. Quelle precedenti al rosso, indovinate un po', infrarossi. Ecco dunque che gli infrarossi sono di fatto luce, ma a una frequenza invisibile all'occhio umano. Una cosa interessante è che le fotocamere e le videocamere digitali possono vedere la luce infrarossi. Per esempio, prendo un telecomando, lo punto e voi vedete il LED illuminarsi, mentre io non vedo niente. Fate una prova voi stessi, aprite la fotocamera del vostro telefono e puntateci contro il telecomando del televisore mentre premete un tasto. Il telefono vi mostrerà il LED illuminarsi, ma il vostro occhio non vedrà nulla. Quando è nato il rapporto fra infrarossi e tecnologia? Con la nascita e lo sviluppo della comunicazione senza fili radio sono nati anche i primi telecomandi. In quegli anni è piuttosto celebre il radiocomando usato da Nikola Tesla nel 1898 per comandare a distanza una barchetta e trollare così un po' di newyorkesi ignari. I telecomandi storicamente hanno utilizzato diversi tipi di tecnologie, di forme e così via. Fino alla fine degli anni 70, ad esempio, i televisori, erano quelli di qualità particolarmente costosi, avevano sì dei telecomandi, ma erano a ultrasuoni. Solo nei primissimi degli anni 80 sono apparsi in massa i telecomandi a infrarossi, gli stessi che sono in uso ancora oggi. E come funzionano i telecomandi a infrarossi? Ecco, quando noi premiamo un tasto del nostro telecomando TV, un LED a infrarossi si accende e si spegne circa 38.000 volte al secondo per trasmettere una certa informazione a un sensore infrarossi presente sulla televisione. Il successo della tecnologia infrarossi si deve ai suoi numerosi vantaggi. È incredibilmente economica e di facile implementazione su tutto. Il fatto che abbia praticamente tutte le caratteristiche della luce visibile, ma sia in realtà invisibile all'occhio umano, la rende perfetta alle comunicazioni senza fili. La produzione di LED a infrarossi, che già sarebbe particolarmente economica, grazie all'economia di scala, ovvero al fatto che se ne producono tantissimi e sono letteralmente ovunque, ha abbattuto ulteriormente i costi, rendendo i costi di produzione dei LED infrarossi praticamente irrisoria. Non è comunque una tecnologia perfetta, è un fascio luminoso e pertanto può essere facilmente interrotto, ostacolato, bloccato se qualcosa si interpone fra il trasmettitore e il ricevitore. Tra l'altro gli stessi telecomandi non è che hanno chissà quale potenza e quindi il segnale generalmente non va oltre i 10 metri. Ma d'altra parte, se dovete controllare un telecomando a 10 metri, diciamo che avete problemi da primo mondo e quindi non è troppo grave. Più che altro bisogna tenere a mente che gli infrarossi sono ovunque, siamo circondati, siamo immersi negli infrarossi. Non solo esistono in natura, sono emessi dal sole e da forme di vita, ma anche una fiamma di candela irradia infrarossi e sono anche generati da dispositivi insospettabili, come le lampadine a incandescenza, per esempio. Persino il nostro corpo, incredibilmente, come esseri umani, irradia luce infrarossi. Il problema dunque è che ci sono un sacco di interferenze. Per risolvere il problema delle interferenze si fa affidamento alla modulazione. Grazie alla modulazione la luce infrarossi lampeggia a una particolare frequenza. Il ricevitore ascolterà solo quella frequenza, ignorando tutto il resto che non la rispetta. Quel segnale infrarossi risulterà poi in una particolare sequenza di presenza e assenza di luce. Questo acceso spento verrà poi tradotto, convertito in una sequenza di 0 e 1. La relazione tra 0 e 1 e segnale non segnale non è univoca, non è che segnale uguale a 1, non segnale uguale a 0. Potrebbe essere differente, questo dipende dal tipo di protocollo infrarossi utilizzato. Infatti ogni produttore, ogni marca che sviluppa dispositivi e conseguentemente telecomandi ha spesso e volentieri un suo protocollo, un suo standard, ecco.
Questa informazione ci risulterà particolarmente utile quando andremo a giocare un po' più da vicino con gli infrarossi e il nostro Flipper Zero. Sono dimenticato di dire che gli infrarossi nell'elettronica di consumo generalmente vengono trasmessi a una frequenza compresa fra i 30 kHz, 30.000 Hz, e i 60 kHz. Quella più comunemente usata è 38 kHz, quindi 38.000 Hz. Questa era la prima parte, quella che serve a dare le basi, secondo me, teoriche del mondo a infrarossi. Nel prossimo video andremo a sperimentare, sporcarci le mani con un po' di telecomandi e il Flipper Zero per vedere come è effettivamente possibile manipolare, generare, salvare, emulare segnali infrarossi attraverso questo fantastico device. Grazie, alla prossima!